Buongiorno e benvenuti in diretta dalla Libreria Bocca. Stamattina anticipo un po' verso le 10, non alle 10 e mezza, perché poi ho degli incontri e altre dirette qui in libreria alle 11 e mezza e poi vedremo chi viene oggi e chi si collegherà con noi. Allora, oggi vi voglio parlare all'interno della rubrica Biblioteca Possibile, libri acquistabili alla Libreria Bocca, di un libro molto particolare che, ahimè, non è in vendita, ma che è un documento fondamentale per questo luogo, perché infatti ho fatto la ripresa in piedi e voglio che vediate lo spazio della Libreria Bocca. Voglio fare un tuffo nel passato e portarvi negli anni 20-30 all'interno di questo luogo. Qui non c'era la Libreria Bocca, ma c'era la Libreria Unitas, che faceva libreria e casa editrice, e la Unitas nel dicembre del 1929 diede alla stampa questo libro, che è I Promessi Sposi di Guido da Verona. Guido da Verona è considerato lo scrittore più commerciale degli anni 20 del Novecento e ha realizzato questa edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, togliendo le parti che lui riteneva noiose e inserendo invece racconti erotici e parlare un po' della politica del tempo. E c'è anche un velato messaggio antifascista all'interno del volume, che ovviamente io però non ho letto, e quindi se vorrete leggerlo comprerete un'altra edizione, perché questa edizione ovviamente non è in vendita. Ma una volta stampato questo libro, un certo VB, non vi dico chi è, ve lo dirò dopo, era il direttore della Unitas, e quando i due soci gli comunicarono di voler stampare questa edizione boccaccesca dei Promessi Sposi, il nostro VB si rifiutò categoricamente. Allora cosa è successo? Come in tutte le buone famiglie, litigarono. VB venne licenziato, fece causa ai due soci e questo VB nel 1929 fondò l'omonima casa editrice con i soldi che prese appunto da questo licenziamento. E il VB della situazione non era altro che Valentino Bompiani. Quindi voi dovete immaginare questo spazio diviso in due parti, e quindi ipotizziamo che dove c'è l'installazione di Gianluca Quaglia c'era una parete, di qua dove ci sono io c'era la libreria che vendeva libri e al di là c'era l'ufficio della casa editrice. Benissimo, il direttore Valentino Bompiani se ne andò proprio a causa di questa pubblicazione, 1929, e infatti nel 29 fondò la Bompiani. Quindi è un testo fondamentale per l'archivio della storica Libreria Bocca, e io sono orgoglioso di aver trovato una copia, tra l'altro in ottimo stato di conservazione, con la copertina ancora originale, e lo tengo appunto nel mio archivio. Che dire? Perché tutto questo? Perché nel 30, 1930, la Libreria Bocca era già attiva a Milano da circa un secolo, e da Corsia dei Servi, che è l'attuale Corso Vittorio Emanuele, viene al posto della Libreria Unitas, che chiude, e quindi praticamente inizia la storia di questa gloriosa libreria, che è la Libreria Bocca di Milano. Quindi vedo che molti si sono collegati, saluto la Olga Carasso, saluto mia moglie e tanti altri. E vi aspetto in tarda mattinata, nel primo pomeriggio, con altre dirette. Per oggi è tutto, una buona giornata. Ciao ragazzi!